Federico Fracassi oggi era al tavolo della giuria. Che partita ha visto? E abbiamo visto praticamente dopo un mese di assenza e questa continua presenza di questo virus che imperterrita, diciamo così, ci danneggia, ci ostacola tutti i movimenti sportivi. Federico, una partita dove abbiamo agganciato i pratesi a centro classifica, una posizione che i nostri ragazzi possono tenere tranquillamente. Sì, non è fondamentale il risultato della vittoria nelle nostre programmazioni. Siamo comunque contenti di quello che stanno facendo i ragazzi, perché stanno continuando un filotto di vittorie che si era chiuso nella parte finale del 2021. Ovviamente la squadra si è allenata poco in questo mese, come avete visto anche Prato si è presentato in 7 giocatori, quindi le difficoltà le abbiamo tutte. Chiaramente è più difficile tenere una intensità alta e le squadre tipo la nostra, che insomma che fanno dell'intensità, del gioco della velocità e del gioco in velocità, probabilmente ne risentono ancora di più, però insomma intanto che siamo riusciti a fare questa partita direi che è già un ottimo risultato. E in questo weekend ripartono anche altri campionati d'eccellenza, quello dell'Under 19, quindi piano piano torniamo a una normalità almeno dal punto di vista sportivo, pur con le difficoltà legate agli allenamenti, perché comunque non è semplice, noi in tutte le squadre comunque mancano dei ragazzi e non è semplice preparare le partite. Ovviamente è stata una partita a un ritmo decisamente diverso da quelle a cui eravamo abituati con la nostra squadra, ma credo che ci dovremo fare l'abitudine anche a livello di prime squadre. Non credo che le prime partite potranno essere poi così, non credo che riusciremo a essere così aggressivi, così intensi come siamo stati fino alla fine del 2021, però prendiamo quello di buono, abbiamo vinto questa partita, si ritorna a giocare, che forse è ancora più importante. I ragazzi hanno obiettivi tecnici da perseguire, quindi devono lavorare ancora più duramente in palestra, perché magari ci sono quelle occasioni di lavorare su dei fondamentali individuali che magari durante l'anno ci lavorano un po' meno per dare spazio al gioco di squadra.